Mini recensione richiesta da Andrea Gaiga, che mi chiede di parlare del film del 1944 di Fritz Lang, Il prigioniero del terrore, bianco e nero clamoroso per un film considerato minore del maestro e che io considero invece uno dei film di spionaggio e kafkiani più interessanti di tutti gli anni 40. Lang gira questa storia di questo uomo che praticamente esce da un istituto psichiatrico, poi capita in una fiera di beneficenza dove vince una piccola torta. Questo lo porterà a degli intrighi di spionaggio che neanche lui potrà mai pensare all'inizio, perché nulla di quello che sembra è in realtà quello che è. E quindi è molto interessante proprio il gioco di scatole cinesi che si fa in tutto il film, che Fritz Lang mette in scena in maniera straordinaria. Partirebbe la prima sequenza con le lancette che scandiscono il tempo, i movimenti di macchina, fino ad arrivare fuori al manicomio, praticamente all'istituto psichiatrico. È veramente già geniale, ma ci sono altri 4-5 tocchi mostruosi. Poi l'uomo in fuga, l'uomo che non sa dove scappare, come fare, il rapporto con la donna, sono tutte cose che Lang aveva già detto in altri film, e in questo film, che è stato considerato minore per molto, invece io mi reputo un mezzo capolavoro, un film bellissimo, dove Remy Land dà il meglio di sé, dove la regia di Fritz Lang a tratti è incredibile, proprio per come racconta una storia piena zeppa di intrighi, praticamente divisi fra inseguimenti, omicidi, false piste, falsi fantasmi, sedute spiritiche, per un Fritz Lang geniale, appunto, che racconta la storia di quest'uomo che sembrerebbe avere il mondo contro di sé. Ed è per questo che, nonostante il romanzo di Graham Greene sia molto bello, Fritz Lang in realtà ci mette molto di suo, lo rende molto più kafkiano, chiude il protagonista sotto questa morsa che sembra non fargli voler credere a niente di buono che lui possa aver fatto, nemmeno l'amore che sembrerebbe provare per la donna. Ed è un film straordinario per montaggio, straordinario proprio per come la macchina da presa decide di descrivere questa storia, tra l'altro molto bella. È scritta da Seton Miller, appunto tratta da Green. La fotografia in bianco e nero di Henry Sharp è da incorniciare, e ripeto, il film, oltre a Remy Land, ha anche una meravigliosa Reynolds bellissima, un grandissimo Dan Urea, Alain Niepre e Larry Brook tra gli altri. Cast ottimo, film molto bello, film andato completamente a scomparire, ed è un peccato, come tanti film degli anni 40, del periodo di Lang, considerato, come ho detto, minore. Sì, probabilmente è minore dal mostro di Dusseldorf e dai suoi iper capolavori, ma resta un film meraviglioso, uno di quei film che tutti dovrebbero vedere per capire come si gira la tensione, come si tiene attaccato lo spettatore a una storia realistica, scusatemi, ma che in realtà in un certo senso diventa anche grottesca e a tratti surreale, per come, non per come quello che succede, ma per come viene narrata, per come viene fotografata. E ripeto, una fotografia meravigliosa, un montaggio di Archie Marshek da urlo, per un film secondo me da avere a tutti i costi. Il link del DVD è qui sotto, per me è un classico assoluto, uno di quei film del quale mi sento anche un po' scemo di dover parlare, visto che secondo me dovrebbe essere conosciuto da tutti, come tutta la filmografia del grandissimo genio Fritz Lang. Qui sotto, ripeto, c'è il link, donate su Patreon, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, fate tutto quello che fate di solito per far piacere al frusciantone, ma soprattutto, se mi volete veramente fare piacere, scoprite un po' di questo cinema classico, perché Fritz Lang è sempre una garanzia, e questo Il prigioniero del terrore del 1944 non fa che confermarne appunto la grandiosità.